Ciao, allora se sentite la musica di sottofondo è che ho appena finito di vedere Soul, il nuovo film della Disney Pixar. E l'ho appena finito di vedere. Devo dire che la storia è sul fatto che un musicista, che è un professore della scuola media che insegna musica, sul fatto che non è soddisfatto nella sua vita, sul fatto che lui, il suo sogno è voler diventare musicista jazz. Sai, come quel talento di saper suonare qualcosa, mentre lui sa suonare, il protagonista Joe Garrett sa suonare il pianoforte, e lui ha questo sogno fin da bambino, che gli era trasmesso suo padre. E che dire, praticamente poi racconta sul fatto che lui finalmente riceve un ingaggio, si realizza il suo sogno, ma poi praticamente precipita in un tunnel a una brutta fine, e purtroppo lui diventa uno spirito che dovrebbe trovarsi nell'altro mondo, ovvero detto anche l'aldilà, o come in gergo il paradiso. E che succede? Mentre lui non vorrebbe andare in paradiso, lui vorrebbe vivere perché lui ha questo ingaggio, e allora però si trova nell'antimondo, dove è un mondo praticamente dove tutti gli altri anime, altri viventi devono nascere, insomma. E allora lui vorrebbe a tutti i costi riuscire a ritornare sulla Terra per realizzare il suo sogno, e poi ha così tanti problemi. Poi lui diventa un mentore per dare un bel esempio ai nuovi spiritelli, per poter raggiungere la possibilità di arrivare sulla Terra. E conosce uno spiritello di nome 22, che però lei, questo spiritello, è l'opposto, non vorrebbe andare sulla Terra perché dice che la Terra potrebbe essere pericoloso, non ho un talento, che senso ha che io vado lì? E allora manda in tilt tutti gli altri mentori che gli hanno segnato, o ha avuto personaggi importanti. E allora praticamente per gli spiritelli che devono raggiungere il livello della Terra, così almeno grazie ai mentori gli danno qualche spunto, un talento, perché almeno così gli danno questa opportunità. Allora cosa fa il protagonista? Aiuta praticamente numero 22 a raggiungere il suo scopo, ovvero di raggiungere il livello della Terra, così praticamente lui può prendere permesso per poter ritornare. Ma poi c'è un sacco di problemi, prendono una scorciatoia, invece di usare questo metodo vanno degli altri spiritelli che usano un metodo di scambio di ruolo per poter entrare nel corpo degli altri, eccetera. Che succede? Che Joe Garrett ritorna sulla Terra, però finisce nel corpo di un gatto, di un gatto terapia, mentre numero 22 sta nel corpo di Joe. E allora è tutto un miritello, un attaccabriga, un casino, però va tutto per il meglio. Cioè, non vi dico tutta la trama, la storia del film, perché dovete vederlo voi, Soul, il nuovo film della Disney Pixar, che era destinato ad andare al cinema, ma purtroppo a causa della pandemia del Covid-19 è uscito ieri, il 25 dicembre, il giorno di Natale, su Disney Plus. E diciamo che io l'ho trovato, ho deciso di vederlo per fare una recensione da mandare, così via. E che dire, la storia è interessante sul fatto che vale la pena di vivere per realizzare un proprio sogno. Poi certo, o si rimane delusi dalla realizzazione di un sogno, o si rimane soddisfatti, eccetera, o si dice, che senso ha che io devo vivere o vengo al mondo sulla Terra? Questo è quello che si pone il numero 22, che dice che non ha nessun talento, non ha nessuno scopo di vivere, sul fatto che non vorrebbe, vuole restare nell'antimondo
Perché dice praticamente, ma che senso ha che rimango lì, che vado lì sulla terra, io non ho nessun talento, ma sul fatto che non ha importanza avere talento o non talento, vale la pena poter scoprire, nascere in un mondo, o addirittura nel caso di Joe, vale la pena vivere per ottenere un proprio sogno nel cassetto. E vale la pena. Certo, un po' il messaggio, come dice in questo film, è più o meno un po' per alcuni può ricordare Mary Poppins. Chi si non ricorda Mary Poppins lo deve rivedere. Non il secondo, il ritorno, ma il primo, del 64. E allora vale la pena allora Soul. Perché non solo per chi è appassionato in musica jazz può ascoltarlo 24 ore. Poi la storia ha il suo perché. Perché almeno dice il protagonista il perché vuole a tutti i costi diventare musicista, è il suo sogno, una passione, o forse un ricordo che gli ricorda molto suo padre. E poi col fatto che sì, la madre gli dice no, devi accettare il lavoro di insegnante, almeno hai la pensione, tutto quanto, invece che senso ha che diventi un musicista? E così via. Invece, se hai la cattedra, diventi insegnante. E buonasera, Stefano. Ciao. E che dire? Secondo me, Soul ha un messaggio fondamentale sul fatto che il messaggio è: cerca di realizzare un tuo sogno, trova ciò che sei, o qual è la tua scintilla, o vale la pena almeno trovare qualche ingaggio, o addirittura, che ne so, faccio un esempio: sei un pittore e tu vorresti esporre i tuoi quadri e diventare famoso, ma è un po' impossibile diventare pittori. Allora a questo punto il tuo piano di riserva è diventare un insegnante di pittura in una scuola d'arte, in una scuola media, un liceo, impari, insegni disegno o insegni storia dell'arte. Beh, diciamo che è così, chi vuole diventare un artista è proprio il grande sogno, chi invece non ci riesce ha la paura che cosa fai, l'artista non guadagni un granché di soldi, non ti guadagni il pane, non ti guadagni niente, così. Non so perché c'entra musica pop con questo film, ma dettagli. E che dire, ognuno ha un proprio sogno. E bisogna raccoglierlo e non bisogna mai perdere speranza. E bisogna anche, secondo me, avere due piani di riserva: il cosiddetto piano A, quello centrale, e il piano B. Questo è il messaggio. Io non vi dico tutta la trama e la storia, ma dovete vedere il film. Procuratelo, o su Disney Plus, o in qualsiasi mezzo, se no, quando uscirà il DVD, compratelo. E secondo me Soul non era destinato a stare su una piattaforma streaming dove siamo costretti a stare sotto su una poltrona e essere pigroni. Era destinato, secondo me, ad andare al cinema, dove noi andiamo, spettatori, ci mangiamo uno spuntino e sentiamo anche i commenti dei nostri vicini e dopo commentiamo tra noi amici su come è fatto questo film, ma secondo me è così. E niente, questo è quello che dico. Io il mio voto gli do un 9, o tra un 9 e un 10. Ecco, andate a casa. Ecco, lo slogan. Certo, dobbiamo sopportare di stare a casa, ma speriamo in bene. Questo è tutto. Buona serata. Ciao ciao.